Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marta, la guardiana slash tecnica notturna, diurna, mattutina, pomeridiana. Allora, prima di cominciare, ho uscito il film Ballerina. Proprio che sembrava un'animatronica, detto Balora. Eh sì, si chiama Ballerina, in realtà è detto Balora. Vabbè, allora Balora, leggi subito questa trama. Eccoci qua, c'erano teaser, i clip del film, nessun errore, nessun segreto, nessun spoiler, e così tutto. Vabbè, cliccate un pollicione in su e iscrivetevi sul canale e scrivete un commento sotto la descrizione. E meno male, invece di accompagnare la mia mamma, che ha perso tempo, quindi accompagno dal mio babbo oggi, per ora. Comunque, inizia lo show. Bonjour à tout le monde. Io sono Balora, la ballerina. E meno male, ecco questo teaser più l'uscita del film. Meno male mi sono già uscito, proprio come in Italia. Qui nel Circus Baby's Pizza World. Allora, andiamo a vedere, ragazzi di donietà. Ok, ragazzi di donietà. Ecco Fizzy Miner, che è una ragazza orfana di 11 anni. Ecco con il sogno di diventare ballerina. Se quando si sogna... Ma ora diventava bel sogno, è già diventata una realtà, quindi è diventata una ballerina quando era neonata. Oui, andiamo se quell'altro poster. Ok, tutto le mon, e guardate un po', l'avevo aggiunto i 6 personaggi. Allora, Victor. Qual è? Chi è Victor? Ah, eccolo! Era un giovane aspirante inventore orfano di 11 anni. Era il miglior amico di Felicy. Oh, oui! E poi l'altro, chi è? Chi è? Régineot? Qual è? Ah, eccolo! Ecco Régineot! È la ricca ed ostile madre di Camille. Cattiva! Marimma ballerina! E ora chi è lui mirante? Ah, eccolo! È l'esigente istruttore di danza. Non posso mai credere. E poi c'è Rudolf, è un bravo ballerino. Wow! Prova come l'aveva aiutato. Wow! Bellissimo! Ok, tutto il mondo. E guardate, c'è Felicy. Era una ragazza orfana di 11 anni. 11 anni, bello. Si può notare, Felicy diventa la ballerina alla fine del film. Quindi al lieto fine c'è titolo di coda. Ballerina. Ok. Andiamo avanti. Poi c'è l'inventore. Era il miglior amico di Felicy. Oh mio Dio. Non posso mai credere. Bravo, Victor. Poi, quella cattiva è Camille. Se vuoi, alla fine è diventata buona. Se diceva a Felicy, deve diventare un'étoile. Il significato in francese è una stella. Proprio come in italiano. Vabbè. Che è una brava tecnica. Wow! Capisco!
Pollice mirante. Questo non l'avevo mai visto per ora. Vabbè, detto semplicemente, è un insegnante. Ah, quasi dimenticavo. Detto lui mirante. Vabbè. Ora c'è Maturin, che è un violinista. E dove si lavora? Sull'inventore, una delle costruzioni per l'esposizione di Parigi. Oh mio Dio. Vabbè. Oui, è proprio come i poster che non avevo già visto. Wow, bellissimo. Lo sa dove si lavora Maturin? E si lavora nella fabbrica di Gustavo Eiffel, proprio come la costruzione dell'esposizione. Beh, finisce tutta la costruzione nel 1889. Vabbè, sicuramente è l'anni. Vabbè. Poi c'è quella ex prima ballerina, si chiama Odette. Proprio come... È proprio una ballerina, prima ballerina, cioè è un ex, quindi è diventata una custode, cioè è l'aiutante di Felicie. Vabbè, ma il problema è che c'è uno zoppo alla gamba. Oh, vabbè, sarebbe d'accordo. Proprio l'avevo visto sul poster, c'è Régine Le Hôte, che è l'antagonista del film. Ma stavo tentando di uccidere Félicie, che è una ballerina. Ma purtroppo, se quando Victor salva Félicie, e se Régine Le Hôte cade da lì sotto, ma non è morta, ma si è impigliata la corda. Oh sì, la corda. Oui. Però io sono rimasta impigliata. Ma sembravo quasi distrusse. È come sembrava la Statua della Libertà. Vabbè, quella è un ballerino, ma non è un ballerino, quindi è il principe azzurro. Ma no, ma volevo dire, in realtà è un ballerino. Proprio è il più bello. Nella classe è nel 1879 ed è dal resto del gruppo. Vabbè, andiamo avanti. Ok, tutti le mon, vedete? Questa è una trabalina. Non lo so, chi si chiama Nora? Oh, oui, si chiama Nora. Vabbè. Bene, questa è una trabalina. Quindi è diventata amica di Felicie. E poi... Vabbè, va bene così. Se quella Nora è un'altra ballerina. Ok. Che è diventato anche, era l'amica di Felicie. Qui ci sono tantissime voci. Giusto, con le voci di Sabrina Ferilli, che sarebbe la voce di Regine, Eleonora Abagnato, che sarebbe la voce di Odette, e Federico Russo, che sarebbe è la voce di Rudolph. Una canzone cantata da Francesca Michelin. Oh là là! Ah, quasi dimenticavo! Se la canzone, quella di ballerina, è Tu sei una favola di Francesca Michelin. Non vuoi dire Michelin, vero? Oui. Ok, e poi basta. Ok, tutto il mondo. E ora?
Questa è una parte che finisce così. Ah, no, dimenticavo. Ah, secondo se la fine del film è ora diventata una ballerina. Anche l'amica della ballerina. E ora, questo sì che è una ballerina. Eccoci qua, Ballora. Oh, Ballora! Ma come mai tu sei la ballerina? Devo guardare anch'io! Va bene questo film? Ballora, vieni da vedere il film! Si chiama Ballerina! Mamma! Vedete? Ce ne sono tantissimi personaggi! Perché è il mio film preferito! Non ci posso credere! Ballora! Non posso mai credere, c'è da vedere questo film Ballerina. È nome come uno titolo. E allora, vediamo un po'. Se dopo aver guardato questo film, devo fare una lezione. Oh, va bene, ragazze. Oh, e devo andare. Le mie ragazze ballerine. Bene, l'ha detto Minirina. Vabbè. Ciao ciao! E buon augurione, buon balletto! Piruetta! Si gira! Oh no! Allora, vado subito io camminando con la piruetta! Ciao ciao! Ah! Meno male mi sono inventata! Però, volevo dire, imitazione! Ho fatto un'imitazione di Ballora! E quattro minirine, cioè vuol dire al singolare minirina. Beh, grazie, beh, come non l'abbiamo fatto? Questo film è più bello! Ora è diventata una ballerina! Brava, Felicity! Ok, ora finisce così. Se il video mi è piaciuto, come di solito mi piace, iscrivetevi al canale e scrivete un commento sotto in descrizione. Lavoriamo a Circus Baby's Pizza World! E ora, sulla tecnica, e io non lo vedo l'ora, se voglio diventare anch'io una ballerina, perché è il mio film preferito! Bene, e ci vediamo al prossimo video, cliccate il campanellino e... E ci vediamo al prossimo video, cioè dopo l'avevo scritto. Quindi, ciao ciao ragazzi e ragazze, ci vediamo!